Anime Arbeck. Troppi addominali, Arbeck. Visto che vi piace la gente che si mette a urlare e gli cresce il 16 pack tutto all'improvviso, benvenuti su Watchmojo Italia. Oggi vediamo un'altra top 10 di 10 trasformazioni OP assolutamente troppo potenti mai viste negli anime. Oggi andando in particolare sulle trasformazioni demoniache. Ma prima di incominciare, gente, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, se volete, condividete questo video e fate anche un salto sul mio profilo Instagram che trovate qua sotto. E andiamo. Alla numero 10 abbiamo Far incazzare il maggiordomo sbagliato in Burekko Butler. Il momento in cui Sebastian, in pieno stile Cell, annuncia che sta per andare in forma definitiva, quella che nessuno ha ancora visto e che in effetti nessuno continuerà ancora a vedere, perché la trasformazione è tipo fuori scena. Però si intuisce una cosa: sono cazzi amari. E quando sei un angelo e intuisci che sono cazzi amari, vuol dire, per te intendo dire, vuol dire che quello che hai di fronte è tanto scarso, forse non è. Sebastian è una specie di occhio di Sauron tra spire nere che piglia tutta l'inquadratura, è demoniaco e figo, squaglia esseri divini in 10 secondi, poi torna normale e ti fa l'inchino. Penso che più fighi così sia difficile. La numero 9, Mr. Satan, ma quello fedele al suo nome in The Devil is a Part-Timer. No, non quel Mr. Satan. Diciamo uno un po' più forte, il cui Satan nel nome appunto corrisponde effettivamente a quella che è la sua professione principale, ossia essere Satana, il signore di tutti i demoni, in un momento però un po' così della sua vita in cui ha appena perso il lavoro, non è riuscito a far soccombere il mondo nelle tenebre, quindi per riguadagnare un pochino di spicci sta part time a fare hamburger in un fast food e in attesa del nuovo avvento del regno del male, che coincide col fatto che incazzandosi gli crescono un paio di corna e 14 addominali, ciaddissimo da flexare del brutto mentre trita demoni, angioletti, clienti, rompi coglioni del fast food e poi torna a fare panini. È un tipo che vuole la sua vita pacifica, tranquilla, non gli rompete le palle. E alla numero 8, Akira è il sogno di ogni introverso in Devilman Crybaby. Andare in discoteca, annoiarsi a morte e incazzarsi così tanto perché non ci volevi davvero essere portato che ti trasformi in un demone alato coi coglioni così girati che con quelli dentro la discoteca ci ritinteggi le pareti. Akira, tutti noi, una trasformazione necessaria. La musica è troppo alta, le strobo accecanti, la gente è fastidiosa e forse anche mezza indemoniata. Akira non regge più, gli crescono le ali e butta su il delirio. È in pratica la versione satanica de "oh, ve lo buco sto pallone" o di quello che alle una ti tira l'acqua dal terrazzo quando stai a fare casino sul bar sotto casa sua. E alla numero 7, Naraku e la sua forma solida geometrica definitiva in Inuyasha. C'è chi va in forma definitiva metaforicamente, chi prende tutto alla lettera. Dopo anni di buoni e forza dell'amore che gli mettono i bastoni tra le ruote, il main villain della serie c'ha le palle così tanto girate che tra le due entità, ossia lui e le palle vorticanti, si crea una simbiosi tale che esso stesso diventa una grossa palla incazzata vorticante, che poi è anche nello spirito di Naraku, se ci pensate, voglio dire, assorbe tutto e cambia forma, diventa una specie di planetoide impenetrabile che emette gas assassini con cui sterminare il mondo. Va detto che non è che sia la trasformazione più elegante o cool mai vista, anzi, ma non di meno punta tutto sull'efficienza. Sull'efficacia poi effettiva non saprei, perché comunque la forza dell'amore alla fine gli fa un mazzo tanto. Però alla numero 5, Asta, che dice basta e fa la trasformazione di tutte più guasta in Black Clover. Parlando invece di power-up esteticamente validi, non c'è una cosa più figo anime di questa. Basta, tizi che diventano grossi palloncini fetenti, torniamo a ragazzini steroidati che a torso nudo, senza ragione tra l'altro alcuna, mentre sfidano il signor cattivone, di cui in tutta sincerità non mi ricordo il nome di turno, tra molte urla si abbandonano al lato oscuro, altra cosa che fa sempre molto cool. Prima di fare suddetto cool al cattivone, ad Asta cresce un'ala nera la cui oscurità data dal suo lato interiore avvolge anche mezzo corpo, gli viene fuori uno spadone che Guts in confronto va in giro con uno stuzzicadenti, i capelli a punta, gli occhi rossi, le ragazzine che urlano dagli spalti. Ah, ti amo, fichissimo! E insomma, Genkaio Koera! Ma la numero 4, Yusuke muore ma poi si ricorda una cosa. Oh no, il protagonista, in Yu degli spettri. You don't know how to use your power. Let me show you. Uno dei casi di plot armor più encomiabili di sempre. Yusuke a fine serie crepa contro Shinobu e guarda un po', però proprio in quel momento i suoi antenati demoniaci di un terribile passato, passando da quelle parti, dicono: oh, guarda, è un po', se non è questo il momento azzeccato per trasformare il tuo protagonista che non può morire in una specie di Mowgli Super Saiyan 3 ossigenato che non può essere scalfito dal nulla, perché sì. I have returned.
un ottimo passaggio di trama, quindi ci permette di assistere a uno dei pestaggi più ingiusti di sempre. Se ero Shinobu chiedevo il VAR, perché sinceramente è tutto un po' scorretto. E la numero 3, Meliodas senza budget fa quello che può in Seven Deadly Sins. Le animazioni saranno quello che saranno, ma in quanto a stile, che vuoi dirgli? Quando non puoi permetterti più di tanto e sei costretto a tenere Escanor impalato a terra senza troppi movimenti, perché anche un singolo braccio che ruota rischia di far finire il tuo studio in bancarotta, il vestito del tuo protagonista versione demoniaca sarà semplice, ma in vero stiloso. Meliodas resta in un mezzo torso nudo che accontenta tutti, il pubblico delle signorine che urlerà "Oddio, è figo!" Anche in questo caso agghindato però da un paio di spallacci oscuri di utilità zero che però fanno felici i maschietti in cerca che dice a danza che urlerà "No, Dio, che c'ha!" mentre mena come un salame il più forte di tutti. E insomma, ok, Kamichigiri. E alla numero 2, Griffith si trasforma in un piccione sadomaso satanico in Berserk. Chiaramente la ovvia e agognata fase finale di un'ascesa al potere che non poteva culminare in altro, perché tradire i tuoi amici, farli morire sbudellati da forze demoniache, unirti al male personificato in persona per ottenere infinito potere acquista un senso solo se questo infinito potere si manifesta in te che rinasci sotto forma di un volatile spennato con fetish BDSM misto a un cosplay di un supereroe dimenticato di serie Z della DC degli anni 60 che nessuno si inculava. Era quello che Griffith desiderava e nessuno può fermarlo, in più è tipo potente in maniera illegale, quindi... E alla numero 1, Rimuro, il tuo gelatinoso messia della porta accanto, in vita da slime. Era già la pallina di slime poltigliosa più potente di tutte, ma ora basta, bisogna passare al chiaro livello successivo. Spinto dal voler resuscitare tutti i suoi amici, in pratica vita da slime si trasforma nella versione isekai della Bibbia. E Rimuro, senza troppi giri di parole, mi sembra evidente, risorga nella versione di un Gesù Cristo anime che infonde nuova vita nei corpi dei morti, portando pace nel mondo sotto forma di una simpatica tempesta di palline bollicine dai colori fluo. E questa descrizione potrebbe essere una perfetta summa di tutti i nostri anni di anime, cosa hanno fatto alle nostre sinapsi. Ci vediamo domani. Buona festa a tutti quanti.